In questo video studiamo bene cos'è il braccio di una forza. È mostrato l'esempio di un'asta rigida, vincolata nel punto O, mentre all'altra estremità è applicata nel punto P una forza da 10 N. In queste varie immagini la forza viene applicata con inclinazioni diverse. Il fulcro O, il punto P, non cambiano mai, e neanche l'intensità della forza, che è sempre di 10 N. Cambia solo l'inclinazione alfa, l'angolo che la forza fa con il vettore R che unisce il fulcro al punto d'applicazione della forza P. Nella prima figura l'angolo è di 90 gradi. Infatti il vettore R è rivolto verso destra e la forza invece è rivolta in basso. E l'angolo è tra il vettore R che va a destra e la forza. Nella seconda figura l'angolo è minore. Nella terza figura l'angolo è uguale a 0 perché il vettore R e la forza vanno tutte e due verso destra. Poi la quarta e la quinta figura possono essere viste come la seconda, in cui la forza progressivamente diventa sempre più orizzontale e l'angolo alfa si stringe. Quindi la sequenza delle immagini potrebbe essere la 1, la 2, la 4 e la 5 per poi arrivare alla 3 in cui la forza è orizzontale. È chiaro che queste 5 forze, inclinate in 5 modi diversi, non sono tutte ugualmente efficaci nel far ruotare l'asta. La più efficace di tutte è la prima forza. Invece quella che non è efficace per niente è la F3, quella orizzontale. Infatti tirando verso destra sicuramente l'asta non ruoterà. In ordine di efficacia le forze più efficaci sono la F1, poi la F2, la F4, la F5 e la F3. Noi sappiamo che l'efficacia di una forza nel far ruotare un corpo rigido è il momento torcente. Quindi la prima forza deve avere un momento torcente massimo rispetto alle altre, e invece la forza F3 deve avere un momento torcente pari a zero, perché non è in grado di far ruotare l'asta. Sappiamo anche che il momento torcente si calcola forza per braccio. Vediamo quindi come si calcola il braccio di una forza. Diciamo subito che cosa non è il braccio. Il braccio non è R, cioè la distanza tra il fulcro e il punto d'applicazione della forza. Immaginiamo per esempio che questa distanza sia 20 cm. In tutte le figure O e P distano 20 cm, questo è R, eppure non è il braccio. Infatti, se fosse il braccio, noi avremmo lo stesso braccio in tutte e 5 le figure, perché OP è sempre 20 cm, la forza è sempre 10 N e quindi in tutte queste figure avremmo sempre lo stesso momento torcente, avremmo sempre 10 N per 20 cm. Invece abbiamo detto che i momenti torcenti sono tutti diversi, questo in particolare deve essere un momento torcente 0. Allora vediamo che cos'è il braccio. Il braccio è la distanza tra il fulcro e la retta di azione della forza. Quindi per disegnare il braccio dobbiamo prendere la forza, prolungarla, quindi tracciare la retta d'azione della forza e poi tracciare la distanza perpendicolare tra il fulcro e la retta. Questo segmento perpendicolare interseca la retta della forza nel punto H. La lunghezza OH è il braccio della forza. L'unico caso in cui il braccio della forza coincide con R, cioè con 20 cm in questo esempio, è quando la forza agisce perpendicolarmente a R. Quindi è il primo disegno. Infatti se noi prolunghiamo la retta della forza, il segmento che perpendicolarmente va dal fulcro a questa retta è R. In questo caso particolare il punto H coincide con il punto P di applicazione della forza. Se invece l'angolo tra R e F non è di 90 gradi ma è un angolo acuto, vediamo che il braccio è più corto di R, essendo un cateto di un triangolo rettangolo che è sempre più corto dell'ipotenusa. Quando l'angolo diventa sempre più stretto, il braccio pure si accorcia, come vediamo nella figura 4 e 5, e quando l'angolo poi diventa 0, questo braccio si annulla e praticamente il punto H va a coincidere con il punto O, cioè con il fulcro. Vediamo infatti il caso particolare della forza 3 che non ha braccio. Non ha braccio perché
la retta su cui si trova la forza, se noi appunto prolunghiamo questa retta, incontriamo il fulcro. Quindi la retta della forza passa per il fulcro. In pratica, dunque, il braccio è la distanza alla quale passa la retta della forza, distanza dal fulcro, cioè misura quanto distante è la retta della forza dal fulcro. In questo caso non c'è distanza, perché la retta della forza passa proprio per il fulcro. Il braccio della forza dunque è un valore compreso tra 0 e R. R è il valore massimo quando la forza è perpendicolare a R. Siccome in queste 5 figure il braccio è sempre diverso, anche il momento torcente sarà diverso. In particolare nella figura 3, essendo 0 il braccio, non c'è momento torcente, perché viene 10 N per 0. E questo è giusto in quanto la forza F3 abbiamo detto che non è in grado di far ruotare l'asta e quindi il suo momento torcente è 0 per colpa del braccio uguale a 0. Ora che abbiamo disegnato il braccio c'è da calcolarlo. Si tratta di calcolare la lunghezza di un cateto dentro un triangolo, all'interno di un triangolo rettangolo, di cui noi conosciamo l'ipotenusa che è R, nell'esempio è 20 cm. E conosciamo anche l'angolo alfa, perché è congruente a quest'altro in quanto sono opposti al vertice. A noi serve il cateto opposto all'angolo, quindi dobbiamo scrivere sen alfa, che sappiamo sen alfa è il rapporto tra il cateto opposto all'angolo e l'ipotenusa, quindi B diviso R. Siccome noi vogliamo calcolare il braccio, facciamo la formula inversa e otteniamo B uguale R sen alfa. Quando l'angolo alfa è uguale a 0, otteniamo sen alfa uguale a 0 anche lui, e quindi il braccio viene R per 0, cioè il braccio non c'è. Quando invece l'angolo è di 90 gradi, il seno di 90 gradi fa 1, e quindi otteniamo B uguale R, cioè il braccio coincide con R. In tutti gli altri casi intermedi, dove l'angolo alfa è un angolo acuto, per esempio 40 gradi, basterà calcolare seno di 40 gradi, moltiplicarlo per R, che sono 20 cm, e così si ottiene il valore del braccio.